i siti e le pagine di Facebook che aumentano continuamente. Quei siti e quelle pagine che inneggiano al fascismo e al nazismo vanno chiuse, sono le pagine della vergogna. Non usa mezzi termini la presidente della Camera Laura Boldrini per condannare severamente le forme di neofascismo e neonazismo, soprattutto sui social network. Anche questo è l'obiettivo del convegno Perseguitati per legge, 80 anni fa le leggi razziali, organizzato dalla presidente insieme all'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. Tenere alta l'attenzione e viva la memoria sugli orrori dell'antisemitismo affinché simili atrocità non si ripetano mai più. Ora c'è bisogno di fare di più con la memoria, c'è bisogno di far capire che quelle erano ideologie di sangue, di distruzione, di sopraffazione, perché altrimenti hanno buon gioco quelli che invece mistificano la storia, la alterano e la vogliono riscrivere. Nel 1938 le leggi razziali venivano approvate dalla Camera dei Deputati, divenuta in quell'occasione la Camera dei Fasci e delle Corporazioni. Gli effetti sulla società civile furono devastanti. Lo sa bene Mirella Fiorentini, oggi novantenne, che all'epoca delle leggi razziali fu espulsa dal liceo Mamiani di Roma e che ha portato la sua testimonianza ai ragazzi di due licei romani.